Allora, dicevamo, il dibattito è acceso dentro il PDL, che ne dica l'onorevole Gasparri, l'unità non c'è per nulla e il lavoro è molto molto complesso. Intanto oggi, lo ricordiamo, la conferenza stampa del vice premier insieme ai ministri del PDL, Lupi, Quagliariello, Lorenzin e De Girolamo. Alfano ha detto: abbiamo impedito l'aumento dell'IMU e su questa strada non torneremo indietro. La nostra funzione è realizzare il programma elettorale, bisogna abbassare i toni in funzione della unità del partito. Ma Bondi attacca a conferma di questa spaccatura interna, conferenza incomprensibile. Allora andiamo a vedere di ricostruire appunto le dichiarazioni di Bondi. Eccole: le fibrillazioni del partito sono ancora in corso, racconta Repubblica.it. Proprio non riesco a comprendere il senso di una conferenza stampa, dice Bondi, da cui emerge solo una rivendicazione dei risultati conseguiti dalla nostra delegazione ministeriale. Lo ricordiamo, Sandro Bondi è uno fra i maggiori lealisti, uno fra i falchi, da sempre fedelissimo di Silvio Berlusconi. Che dice poi? L'iniziativa della conferenza stampa di oggi è incomprensibile e perfino paradossale. Il risultato è evidente, replica a stretto giro Alfano, per sottolineare che ha un senso stare dentro questo governo dove ci prefiggiamo di realizzare i punti del nostro programma. Insomma, come dicevamo, il dibattito è acceso. Ci sono poi anche degli interventi dell'onorevole Brunetta, capogruppo PDL alla Camera. Prima della conferenza ha fatto discutere il suo messaggio inviato a tutti i deputati del partito. Brunetta ha detto: i deputati sono invitati a partecipare alla conferenza stampa di Alfano e della nostra delegazione di governo a Palazzo Chigi. Un invito, quello del capogruppo, che secondo alcuni nasconde l'intenzione di far vedere plasticamente quanti deputati sono dalla parte degli alfaniani e che non sarebbe piaciuto però ai cosiddetti lealisti, fra cui appunto Sandro Bondi, perché la presenza o l'assenza al briefing potrebbe essere interpretata come una sorta di conta interna. Alla fine, anche per la mancanza di spazio, sono comunque pochi i deputati che rispondono positivamente all'invito di Brunetta. Insomma, il compito in queste ore dei mediatori, fra cui appunto Gasparri, Romani, ma anche l'onorevole Altero Matteoli, è un compito assolutamente difficile. Ma ancora, dicevamo, questa era un po' la notizia ultima chiaramente sul fronte del dibattito politico, e poi in primissimo piano c'è ancora la questione dell'amnistia, la proposta appunto di Napolitano, il messaggio di Napolitano alle Camere dei giorni scorsi di dare spazio alla possibilità di ulteriori provvedimenti di clemenza, l'amnistia e la grazia, una proposta che ha suscitato da una parte il consenso pieno non solo del premier Enrico Letta, ma anche della PDL, che si è espresso quasi all'unanimità appunto con misure dichiarazioni di approvazione, ma anche del PD. Però dal PD sono arrivati dei distinguo, dà l'ok ai provvedimenti di clemenza, ma queste misure vanno sicuramente affrontate con cautela, dice il segretario della PD Epifani. No a reati già esclusi in passato, e chiaramente riferimento anche a quello della frode fiscale o dei reati finanziari, di natura appunto fiscale e finanziaria, che fino ad oggi non sono mai stati resi oggetto di questi provvedimenti di clemenza. Chiaramente il dibattito è molto acceso. In primo piano però non deve mancare l'attenzione anche alla condizione dei detenuti. Il problema del sovraffollamento delle carceri è un problema antico nel nostro paese, la stessa Unione Europea ci richiama a mettere in campo delle misure adeguate, ma gli strumenti per arrivare a questo obiettivo sono tanti e secondo alcuni sono anche controversi. Allora ne parliamo con l'onorevole Gianmarco Centinaio, senatore della Lega Nord. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, dicevamo, su questo invito alle misure cautelari per risolvere il dramma, la situazione del sovraffollamento nelle carceri, c'è grande polemica. La posizione della Lega qual è? Ma la posizione della Lega è molto semplice. Abbiamo sentito le parole del presidente Napolitano, siamo rimasti abbastanza sbigottiti perché quando si parla di grazia, indulto, riduzioni della pena o altro, va un po' contro quello che noi stiamo dicendo ormai da anni, cioè che le pene devono essere commisurate ai reati fatti, ci deve essere il
il giusto processo, ci devono essere tutti i provvedimenti e tutte le iniziative atte a punire chi ha commesso un reato. Se non si va in questa direzione, si crea l'Italia dove il tutto è permesso e poi alla fine si potrebbe arrivare al caos. Senta, la questione però del sovraffollamento è un dato oggettivo, lo ricordavamo, anche l'Unione Europea ci ha richiamato più volte, l'ultimo richiamo risale al maggio scorso, quindi abbiamo all'incirca un anno, anzi nemmeno un anno, per mettere in campo dei provvedimenti che siano anche in qualche modo risolutivi. Quali sono le strade allora per trovare una soluzione che sia non emergenziale a questo problema? Ma bisognava forse muoversi un po' di tempo fa, arrivare adesso. Ormai noi in Italia siamo abituati a gestire le emergenze, a ragionare per emergenze. Purtroppo ci siamo e quindi bisogna ragionare nella direzione di in questo momento fare efficienza di quello che si ha. Il sovraffollamento delle carceri sappiamo benissimo che purtroppo è una cosa che esiste, però risolverlo in questo momento con la bacchetta magica è pare impossibile. Allora cominciamo a far scontare le pene a chi, a magari quei cittadini che non sono italiani e che quindi potrebbero scontarle nel loro paese d'origine, possiamo iniziare con quello. Sì. Cominciamo a efficientare le carceri e quindi magari cominciare a ragionare anche su quelle carceri che sono state costruite anni fa e a oggi sono ancora inefficienti e in alcuni casi chiusi. Sì. Pensiamo per esempio al caso della Calabria, dove c'è un carcere dove c'è persino il custode ma non esiste la strada per portare i carcerati e quindi allora andiamo in quella direzione. Sì. Anche nel nord Italia ci sono delle carceri dismesse che addirittura il governo vorrebbe vendere, insomma, fanno parte di quegli immobili da cedere, da vendere, appunto per risanare un po' il bilancio. Sì, anche in quel caso, purtroppo questo è un caso nazionale, non appartiene solamente a una regione o a una parte d'Italia, purtroppo sì. È un caso nazionale dove negli anni i governi precedenti hanno costruito carceri, hanno ristrutturato carceri, ampliato, e poi in questo momento non sono ancora utilizzate, quindi è una cosa che c'è in tutta Italia. Pensate che io sono di Pavia, il carcere sì. di Pavia dovrebbe contenere 250 carcerati, in questo momento ce ne sono 420, quindi sì. Stanno finendo i lavori di ampliamento del carcere, però non arriveremo a una capienza di 420 persone. Certo. Però quello che diciamo noi è non risolviamo il problema mandandoli fuori, perché purtroppo sappiamo benissimo tutti quello che è successo ai tempi quando era già stato fatto un precedente indulto, cioè cittadini italiani che erano in carcere sono stati mandati fuori e dopo qualche mese purtroppo hanno ricommesso altri reati e sono tornati nelle patrie galere, quindi purtroppo la situazione è questa. E sì. Poi dico di più, parliamo in questo momento di, arriverà al Senato in questi giorni, di femminicidio, di tutela dei deboli e tutto, e poi contemporaneamente andiamo a creare situazioni in cui potenziali, metto tra virgolette, potenziali personaggi, loschi figuri escono dal carcere. Sì. Senta, si parla tanto anche di rendere più efficace la giustizia civile, il problema del ridisegno della rete dei tribunali. Rispetto al provvedimento che poi è entrato in vigore alcune settimane fa, qual è la posizione della Lega? Ma la posizione della Lega era quella, e l'abbiamo anche in questo caso, abbiamo fatto un ordine del giorno, avevamo lavorato in commissione con anche gli altri partiti, la posizione della Lega era quella di posticipare di un anno questa riforma, non tanto perché siamo a favore della situazione così com'è, ma perché questa revisione prevedeva e prevede tutt'oggi la chiusura di di tribunali che sono a tutt'oggi efficienti. Pensiamo per esempio al tribunale di Chiavari, appena stato ristrutturato, appena costruito forse, e adesso è già chiuso. C'erano 8 tribunali in Italia, di tutti quelli che sono stati chiusi ce n'erano 8 che il ministro ci aveva promesso che sarebbero rimasti operativi, e ad oggi invece si provvederà a chiudere anche questo. Anche in questo caso vi faccio un esempio per non parlare a vanvera. Sì. In provincia di Pavia, nella mia provincia, c'erano 3 tribunali. Uno, quello di Pavia, è rimasto, gli altri 2, Vigevano e Voghera, sono stati chiusi.
Pensate che in questo momento gli avvocati fanno le udienze in cortile nel Tribunale di Pavia. Addirittura. Perché non c'è spazio? Gli operatori degli altri due tribunali che sono arrivati al Tribunale Pavese non hanno le scrivanie e non hanno le sedie per potersi sedere, alcuni non hanno i computer. E quindi ci troviamo in una situazione, purtroppo non avviene solamente in provincia di Pavia, ma da quello che so ho sentito anche colleghi di altre province, altre regioni, e si è verificata la stessa situazione. Sì. Quindi insomma questo ridisegno appena fatto, appena approvato e avviato, in realtà forse poteva essere fatto meglio secondo voi? Infatti è quello che stiamo dicendo, noi abbiamo detto non annulliamo il provvedimento, posticipiamolo solo di un anno, ci diamo tempo un anno per analizzare la situazione, vedere se tutti questi 31, perché penso che siano 31 tribunali, è giusto che siano chiusi, in caso contrario avremo la possibilità di salvarne qualcuno in modo da rendere efficiente la giustizia in Italia. Purtroppo non si è andato in quella direzione e gli operatori in questo momento ci stanno dicendo che una riforma che poteva essere efficiente ed efficace in questo momento viene vista come un boomerang e come un fumo negli occhi da parte degli operatori che operano nei tribunali italiani. Senta, poi c'è tutto il problema anche dei detenuti in attesa di giudizio che però sono costretti a delle misure cautelari, spesso anche in carcere, quindi anche quello costituisce un motivo di sovraffollamento. Certo, assolutamente sì, sono d'accordo con quello che sta dicendo, per esempio questo potrebbe essere uno dei motivi in caso di reati non gravi e quindi cercare di andare a individuare quei reati dove l'attesa del giudizio può essere trasformato per esempio in una custodia cautelativa come arresti domiciliari, sì, in modo da evitare di appesantire la situazione. Anche perché sappiamo benissimo tutti che un conto è attendere un giudizio a casa propria e un altro conto attenderlo in carcere, certo, magari sapendo di essere innocenti. Certo. Senta, si parla anche di una necessità di rivedere la legge Fini-Giovanardi, per chi ci ascolta lo ricordiamo, è quella legge che in qualche modo equipara la cannabis alle droghe pesanti e quindi prevede anche per l'utilizzo, la coltivazione della cannabis pene detentive che vanno dai 6 ai 20 anni di reclusione. E quindi si osserva, ci sono dei dati secondo cui circa il 60% della popolazione carceraria è proprio in cella per aver violato appunto questa legge, quindi come dire forse bisogna anche fare una revisione da questo punto di vista. Qual è la vostra posizione? Che sicuramente siamo contrari alle droghe, siano esse leggere che pesanti, e sotto questo punto di vista l'abbiamo detto in più di un'occasione. Di conseguenza sicuramente la legge Fini-Giovanardi è una legge molto pesante, molto invasiva. Manteniamo l'idea che ci deve essere una pena detentiva per le droghe pesanti e per le droghe leggere come la cannabis ragioniamola sugli anni di carcere, di detenzione. Ci sono state grandi polemiche dopo l'annuncio di Napolitano, dopo il messaggio alle Camere rispetto a chi dice questo invito all'amnistia e all'indulto serve a salvare Berlusconi. Che ne pensate voi? Che Berlusconi è un cittadino italiano come tutti gli altri e come noi senatori non deve avere nessun privilegio. In questo momento siamo tutti dell'idea che dal Presidente della Repubblica sino ad arrivare all'ultimo cittadino italiano tutti devono essere uguali davanti alla legge e quindi fare un provvedimento di questo tipo per salvare una persona la riteniamo in questo momento ingiusto. Sappiamo benissimo che il sistema giudiziario italiano è totalmente da riformare e in alcuni casi, prendo io la responsabilità di quello che dico, un pochino fazioso, però non sono questi gli strumenti per ovviare alla faziosità di alcuni giudici. Sì. Senta, c'è un dibattito acceso sulla questione della revisione normativa sui temi dell'immigrazione. La Lega Nord ha attaccato pesantemente anche il ministro Chieng. Come dire, lei condivide il pensiero del segretario Maroni? In qualche modo ha detto gli inviti della Chieng alla solidarietà aprono le frontiere del nostro paese a questo tipo di immigrazione incontrollata.
Ma perché le affermazioni del ministro Chiang sono solamente di propaganda e non hanno nessun senso e non portano all'integrazione. Quindi sotto quel punto di vista lì sono d'accordo con quello che dice il segretario Maroni. Sono anche dell'idea che la legge Bossi-Fini, a mio parere, è una buona legge. Come tutte le leggi è modificabile e si può sicuramente andare a vedere le cose che non vanno di questa legge. Che magari quali sono le cose che non vanno, secondo lei, punti di debolezza? Ma io le dico sinceramente che di punti di debolezza in questo momento non ne sto vedendo, non ne vedo, però per chi fosse, per chi li riscontrasse, noi siamo disponibili a ragionare e vedere insieme se ce ne sono. Se ce ne fossero, ragioniamo, e noi siamo un movimento dalla mente aperta, contrariamente a quanto dice qualcuno, quindi ci mettiamo attorno a un tavolo e vediamo dove si può modificare secondo quelle che sono le richieste di alcuni. Da lì a dire che è totalmente inefficace ed è da annullare, ne passa tanto. Sì. Come legge gli interventi di oggi del Premier Letta ed anche la presenza del Presidente della Commissione UE Barroso a Lampedusa? Populismo, esclusivamente populismo, perché da parte dell'Europa, che ha ottenuto anche il premio Nobel per la pace, non c'è stato nessun aiuto all'Italia nel momento in cui la chiedeva, ancora quando Roberto Maroni era ministro degli interni. Il Premier Letta sa benissimo come stanno le cose, non è stato fatto nulla per bloccare gli sbarchi, e noi diciamo che non devono essere bloccati gli sbarchi, devono essere bloccate le partenze addirittura dai paesi d'origine. Non è stato fatto nulla. E come sempre in Italia, quando succedono eventi importanti e tragici come questo, c'è la presenza del ministro o del presidente del Consiglio. Bisogna evitare che succedano queste cose, ma ripeto, queste cose succedono se non li si fa partire. Senta, lei è d'accordo sul fatto che i sopravvissuti sono stati, come valuta questo fatto, sopravvissuti sono stati imputati di immigrazione clandestina? Perché sono immigrati clandestini, purtroppo non sono tanto diversi da quelli che dai. Ci sono anche i siriani, però, che scappano dalla guerra e quindi sono dei potenziali richiedenti asilo. Il problema è che non ci sono strutture per poter chiedere l'asilo. Nel momento in cui bisogna creare la struttura per chiedere l'asilo, e questo ci deve pensare il governo, esiste un ministro che è il ministro Chiang, che invece che parlare e dire cose a vanvera dovrebbe fare qualcosa di concreto, visto che non ha ancora fatto nulla di concreto ad oggi, creiamo le strutture per chiedere l'asilo, e coloro che hanno diritto all'asilo è giusto che ce l'abbiano, gli altri sono immigrati clandestini, mi spiace, ma non sono tanto diversi da quelli che sono sbarcati qualche ora fa sulle coste della Sicilia. Sì. Senta, un'ultima domanda, preferisce un PDL a guida Alfano o a guida Santanchè? Preferisco un ma se devo buttare uno giù dalla torre non lo so chi butterei. Penso oggi come oggi preferirei un PDL a guida Alfano, mi sembra una persona più ragionevole, visto e considerato che dobbiamo parlare dei problemi dell'Italia e non delle stupidate. La Lega però era favorevole a far dimettere i propri parlamentari. Sì, la Lega era favorevole a far rimettere i propri parlamentari nel momento in cui le nostre dimissioni sarebbero servite a far cadere questo governo, non per salvare Silvio Berlusconi, era molto chiara la cosa, quindi le nostre dimissioni non servivano, perché questo governo sta in piedi con una larghissima maggioranza e di conseguenza noi senatori siamo ancora qui a fare una dura opposizione a un governo che riteniamo veramente inefficiente. Allora buon lavoro, grazie all'onorevole Gianmarco Centinaio, senatore Lega Nord. Arrivederci. Grazie a voi e ai suoi radioascoltatori. Arrivederci.